convegno di un'associazione di non vedenti per il Braille, così sono arrivato tardi a Napoli e sono arrivato tardi qui perché il treno non ha funzionato tanto. E ringrazio le organizzatrici comunque per l'iniziativa. Provo a dire alcuni miei pensieri anche rispetto al progetto di legge che la collega Bini ha depositato insieme con me nella precedente legislatura, che abbiamo ridepositato questa volta al Senato, perché eravamo alla Camera, siamo al Senato nuovamente in questa 18ª legislatura. Io ho conosciuto il fenomeno per merito della Giovanni XXIII di Don Oreste, conosco molto la comunità della Papa Giovanni, conosco molte persone, molti operatori e anche molte donne che sono uscite dalla prostituzione. Non da soltanto 20 giorni fa in provincia di Modena, io ahimè sono arrivato tardi anche in quell'occasione, la Papa Giovanni XXIII ha tenuto un presidio in una delle zone della città di Modena, dove ahimè dalla sera fino a tarda inizio mattina si svolge un traffico indecente di donne e di uomini che usano violenza. Ho conosciuto anche Irene Ciambezzi, che ha fatto quel bel libro dove la lettura, ho avuto l'occasione di sentirla e ascoltare alcuni capitoli di quel libro sono di una tanto sconvolgenti, soprattutto in quella parte dove lei racconta dalle testimonianze delle donne sfruttate le prestazioni che i maschi italiani, soprattutto, ricordo che ci teneva a ribadirlo, i maschi in generale, chiedono a queste donne, una roba che ricordo mi ha fatto rabbrividire. Allora, cosa posso dirvi? Il primo è che viviamo, mi pare di poter dire questo, il primo è che la democrazia nel nostro paese, oggi se ne parla tanto, si misura sulle fragilità e sulle vulnerabilità. Io ho cercato sempre di viverla così, la mia esperienza di parlamentare nella nostra Repubblica. La qualità di una democrazia si vive, la si misura certo dalle procedure, da tutto quello che è scritto nella nostra Carta Costituzionale, ma l'indicatore di una qualità davvero democratica di una comunità si misura sulle fragilità. Se una democrazia non si misura su questo, non è una buona democrazia. E una delle fragilità, ahimè poco raccontate, riguarda appunto il fenomeno drammatico della prostituzione. Spesso ci dimentichiamo di tutte le fragilità, ci dimentichiamo che una comunità che non si fa attenta a coloro che sono in una situazione difficile è una comunità non bella e neanche buona. Il secondo punto è che noi viviamo in un paese strano, forse è stato detto precedentemente, dove, credo se ricordo bene, nel 2010 la misurazione del PIL nel nostro paese contempla anche la corruzione e anche la prostituzione. Per un strano meccanismo di mercato, questo PIL, che è un indicatore quasi, devo dire, orribile, anche se viene continuamente citato, il PIL misura le transazioni e nelle transazioni viene compresa la mafia, viene compresa la prostituzione, viene compresa anche appunto il traffico di droga. E questo per dirvi le contraddizioni, la contraddizione in cui stiamo vivendo, no? Una democrazia che si fragile perché non si fa carico di coloro che fanno fatica e sono sfruttati e non indegnamente non possono vivere la loro esperienza di cittadini in questo paese, un PIL che viene misurato, che contempla anche questi indicatori, quindi più aumenta la prostituzione, più aumenta la corruzione e più paradossalmente il PIL aumenta, quindi noi ce ne facciamo anche vanto. E poi ancora un altro elemento che nel nostro paese, io l'ho vissuta come esperienza personale, la cifra che ruota attorno
a questa indecenza si aggira, dicono, sui 100 milioni di euro. Parliamo di 120.000 persone coinvolte. Il 25%, mi dicono, sono minorenni. Io ho avuto l'esperienza di uno sbarco a Catania, di profughi, sono sbarcati, molte erano ragazze minorenni, e mi sono reso conto lì, chiedendo alla polizia, che eravamo nella commissione di inchiesta parlamentare, quindi ero vicepresidente, si andava senza chiedere permesso alcuno, perché le commissioni parlamentari hanno il potere giudicante della magistratura. Mi ricordo, in questo centro di accoglienza, noi chiedemmo alla polizia come mai c'era questa signora, questa donna che in qualche modo governava in maniera silenziosa con i gesti le ragazze minorenni accolte nel centro. E la poliziotta, una grande signora, perché mi raccontò anche il dolore e la fatica di svolgere questo servizio, mi raccontò quella, non so se dico il termine giusto, è la mamma, no? Mi disse: "Guarda, guardi, onorevole, noi sappiamo quello che può succedere. Può succedere che queste donne, queste ragazze, già partite segnate del loro futuro." In questi ultimi 2 anni, nell'inchiesta fatta dalla Commissione della precedente legislatura, i dati che avevamo noi, forniti dal Ministero degli Interni, che erano sbarcate dai 12 ai 13 mila minorenne, tutte sulla strada. Quindi parliamo di una cosa semplicemente vergognosa. Allora, cosa mi sento di dire? La prima è che ovviamente è una questione che riguarda i maschi, io lo dico sempre, via via le cose come stanno, no? Il soggetto all'attenzione sono i maschi. E quindi vuol dire che qui c'è una questione, la violenza la fanno i maschi, non la fanno, semplicemente nei dibattiti si parla della violenza, l'ultimo dibattito, e nessuno osa dire che i violenti sono i maschi, perché questo bisogna pur dirlo, no? Bisogna interpellare i maschi, bisogna interpellarli, chiamarli all'appello, evidentemente. Il tema è anche quindi una questione culturale, educativa, che va pure affrontata, rispetto a questo stereotipo secondo il quale, che io ho sentito continuamente, no? Che la prostituzione è il più vecchio mestiere degli uomini e dell'umanità, no? Come dire, insomma, no, è una cosa che andrà sempre così, ci sarà sempre. Ecco, questo è uno stereotipo che viene continuamente raccontato e che va in qualche modo combattuto, a partire da una sana e buona educazione, soprattutto dei ragazzi. Soprattutto dei ragazzi. La questione maschile va pure posta in questo paese. Si parla sempre della questione femminile, dico ogni tanto direbbe riuscire a porre la questione maschile in questo paese e in generale. Quindi penso che questa questione vada posta nella scuola, nell'associazionismo, nella famiglia, nel modo di costruire le relazioni. È una sfida grande che riguarda la cittadinanza, che riguarda il nostro essere cittadini e cittadine di questo paese. La seconda cosa che mi sentirei di dire è che noi abbiamo presentato questa legge che vuole colpire la domanda, vuole colpire i clienti. È una legge che interviene sulla legge Merlin, la legge Merlin è una legge che, diciamo, in qualche modo non fa niente sostanzialmente, colpisce i reati all'atto, favoreggiamento, ma non, sostanzialmente non è. Non aiuta, non agisce sul fenomeno. Noi nella proposta a prima firma Bini interveniamo nel testo di legge della Merlin, introduciamo il reato per il cliente con una sanzione che va, se ricordo bene, dai 2005 ai 10.000 e con un anno di reclusione. Dopodiché si può scegliere anche la via alternativa, pene detentive alternative, con i lavori socialmente utili, vivendo nella comunità, e nel caso in cui
il processo educativo, rieducativo non sia avvenuto, il reato rimane e si va in galera. Questa è la proposta che abbiamo fatto e che noi abbiamo in qualche modo riproposto nella legge Bini al Senato. Due battute finali. La prima è che io ho imparato, in cui io, sapete, non sono un politico di lunga data, perché ho fatto il parlamentare per 5 anni, vengo dal mondo civile e dico sempre che il politico lo si fa a tempo determinato, quindi vale anche per me, per questa prossima legislatura, se mai partirà. Posso dire soltanto questo: la mia esperienza in questi 5 anni è che le leggi possono trovare attenzione, possono in qualche modo sfondare anche il muro dentro il Parlamento. Fate conto che soltanto in questi 3 mesi i parlamentari, doverosamente, perché credo che sia giusto farlo, hanno depositato già dai 500 ai 600, 600 disegni di legge. Immaginate, no? Di questi, se andrà bene, sempre che la legislatura parta, ce ne saranno approvati 50 o 60 se andrà bene, no? Allora capite che... Sì, ma questo fa parte dell'attività, no? Il parlamentare ritiene che sul tema debba qualche prossima attenzione del Parlamento e deposita un testo di legge, sono tante, no? Alcune un po' strane, alcune utili, no? Quello che voglio dirvi è che però i testi di legge vengono calendarizzati, questo è accaduto, quindi è possibile, perché io l'ho sperimentato, quando attorno a quel testo di legge c'è un movimento civile, c'è un movimento forte. Noi siamo riusciti a intervenire in parte sul gioco d'azzardo perché dietro di noi c'erano, io l'ho fatto con fatica nel mio partito, parlo del Partito Democratico, avrei voluto una scelta ben più decisa di quanto è stato fatto nella precedente legislatura, ma il tema è stato posto perché continuamente, con una pressione continua, quotidiana, non vi parlo di una pressione violenta, no? Di quella di dire: guardate, dietro avete tante persone, questa è una questione seria, importante. Allora, alcune di queste leggi sono riuscite ad entrare, ad essere calendarizzate, perché accanto alla proposta dei parlamentari si è creato un grande movimento. Allora l'appello che faccio io, vi faccio e rinnovo anche, l'ho fatto anche nella precedente legislatura con la mia collega Bini, adesso anche con la collega Fabiana, è che attorno a questa vicenda si provi a costruire un movimento che dica al Parlamento, non solo ai parlamentari qui presenti, no? Ai 1000 parlamentari, che questa è una questione che riguarda e tocca la vita e la qualità della vita di un paese. La vita e la qualità di un paese. Vi dicevo, le famose vulnerabilità. L'ultima, e quindi vi chiedo davvero, se possibile, per quello che si potrà, di mantenere in vivo questo confronto e di provare a continuamente a dire: noi possiamo offrire ancora le sale, possiamo fare tutto quello che ci deve fare un parlamentare, ma anche un vostro aiuto e sostegno. Progetto di legge di questi che andrebbe ecco la certo, che certo. Tagliare le gambe, no. Perché non è sul modello nordico, ma sulla regolamentazione, quindi bisognerebbe fare una tecnica. Certo, certo, ma se si apre poi, sapete, in commissione parlamentare, una volta che viene calendarizzato il tema, si apre il confronto, si costruisce poi un confronto che può durare anche un anno, si ascoltano le varie opinioni, si cerca di arrivare a un testo unificato e si va verso l'obiettivo. L'obiettivo che noi abbiamo proposto nella legge Bini, perché lei è la prima firmataria, è quello che vi accennavo. E quindi colpire la domanda. Colpire la domanda creando attorno evidentemente alla pena un sistema di recupero, perché ovviamente non basta la sanzione pecuniaria, no? Non basta, non è che cambia. Se si crea attorno al fenomeno un sistema di protezione per le donne sfruttate in prostituzione, una Giovanni Benzi un po' più diffusa sul territorio, no? Capace di mobilitare tutti i territori, da un lato. Se si colpisce anche la domanda, creando però attorno a quella persona che viene in qualche modo sanzionata un percorso, no? Di recupero, di rieducazione, di riflessione, problema nel giro di qualche giorno o di qualche anno, ma credo possa davvero aprire un cuneo nel nostro paese rispetto a un tema che non viene assolutamente trattato. Ecco, io non posso dire di più. E vi ringrazio per questa presenza e onorato per il vostro invito.
domanda soltanto, chiedo scusa, è che noi abbiamo una struttura giuridica normativa che poi, come diceva Blessing, è contro queste ipotesi, perché se voi leggete la Convenzione delle Nazioni Unite, la Carta Europea, la Convenzione di Istanbul, dicono che queste cose non sono permesse, non sono, sono delitti contro gli uomini, contro l'umanità, sono cose indegne. Quindi abbiamo un apparato normativo bello, a mio parere. Uno legge la Carta Europea, negli primi articoli si dice che il corpo umano non può essere motivo di traffico e di scambio di denaro, no? Come diceva Blessing. Quindi abbiamo un apparato di valori chiaro, dopodiché abbiamo invece una pratica che non viene in qualche modo contrastata.